Allora, siamo anche qua arrivati, come sempre, noi del Radio Tarmus, perché stiamo facendo un backstage a due personaggi, Netini, già vi canalizza il Tarmus, vi sta portando come, se possibile, ufficiali del Tarmus, nel senso che le proposte che noi lanciamo. Qui abbiamo un altro cantante, Salemi, giusto? No, Salvo Lissi. Ah, Salvo Lissi, scusa. Vedi cosa vuol dire il pelo del vento. Non possiamo neanche sempre non ci smentiamo mai anche quando siamo fuori. Salemi, giusto? Rispera. Rispera, giusto. Allora, presentiti. Sono Salvo Lissi, sono sposato, faccio musica da meno di un anno e sono nell'ambito del pop da 15 anni. Ho un figlio, sono disoccupato. Sto cercando lavoro, anzi, contattatemi se ci sono. Come stavamo dicendo anche noi. La tua prima canzone? Luna, il mio primo singolo. La prima l'ho fatta con lui, il ritornello c'è pure da realtà. Ah, sì, il mio primo singolo lui è stato. Poi Suprobeat è l'ultima compagna il mio destino che sta avendo abbastanza successo. Che Suprobeat la cantiamo con la macchina, io mi compagno. Quindi vedi. Bello. Cosa hai sentito ieri quando sei salito sul palco? L'emozione? L'emozione sia quando sono salito che quando sono sceso soprattutto. Il pubblico, come ci acclamava. Anzi, non pensavamo. Il pubblico questo. Il vento che mi darà fastidio. Non ti preoccupare, è il bello di. Allora, ora loro sono qui che stanno registrando con noi, ma tra poco. Ma voi li vedrete direttamente sul canale televisivo e anche sulla radio live. C'è un freddo cane, non so se prende il cane. No, c'è il freddo. Comunque, quel che voglio dirti io, non siamo due speakeraggi, noi cazzeggiamo nel backstage, come abbiamo cazzeggiato il famoso Tony Cairoli. Noi siamo spontanei. Sì, vi ricordo che la radio Tarmus ha già fatto lo scoop di Tony Cairoli e intervista tutte interamente in siciliano. Ha avuto molti telespettatori. E cosa dirvi? Lanciati, manda un appello. Un appello no, perché già dal primo pezzo che abbiamo fatto insieme a Salvo comunque ne abbiamo avuti di ascoltatori, per cui se continuate a seguirci noterete delle belle sorprese. Prossimamente faremo un pezzo insieme con Salvo. Mi ha detto Dario, ci sarà il quarto inedito. Ma io non collaboro più con Dario, ormai sono soltanto lui e Peppe Roccai. Prossimamente ora farò qualche pezzo dubstep anche, oltre a sempre genere rap, però le basi vanno modificate, penso che conoscete il genere. Andiamo in Ray e con qualche altra produzione di Salvo ancora ci sarà, insomma abbiamo ancora molta strada da fare e poi anche molte collaborazioni. Sulle spalle altrui per risolvere i problemi miei siate un po' più seri. Nessuno ti regala niente, tutto un prezzo e chi pretende l'omaggio di solito becca uno schiaffo. Fitto al cuore, all'anima, la carica dei 100, perché a me non interessa far parte della massa quando questa stessa non mi passa per la testa. Fuori dai coglioni, andate tutti a fare in culo, non mi importa un cazzo di nessuno, state buoni. Ehi, scomparirò magari fra 2 anni o 30 giorni, ma i miei versi regneranno vita dentro i vostri volti. Cazzo, credi che per me non abbia un senso farlo? Ti spiego meglio, io mentre l'ascolto ci parlo. La melodia mi accarezza, mi tutela, e quando il cuore pompa rabbia la mia mano capta e la converte in poesia. La solitudine è un fattore psicologico, mi merito il disagio più dannato se non ho sanato il debito. La mia indifferenza non è altro che l'assenza della voglia nel decidere se rischiare di morire oppure continuare a vivere. Forse un giorno tutto cambierà e morirà la speranza che mi ha dato la forza nei giorni più tristi e più bui e che ho avuto bisogno. A domani non faccio più schemi, forse non cambierà e rimango coerente ignorando la gente che
progetti, ma l'umore a volte cede. Con l'inferno nella mente le speranze diventano prede. Cristo, volo come un avvoltoio, sto a un chilometro dal suolo. Non voglio mica toccare le stelle con un dito, non pretendo neanche il tuo saluto, non so se mi spiego. Io vivo sotto una regola, che non ci sono regole. In effetti mi è difficile trovarmi un simile. Cos'è che spinge l'uomo a fingere, a dipingere un sorriso con le lacrime? Ed è vero che gli umani sono come le piante. Confermo. Perché non puoi raddrizzare un tronco quando è già grande. Quando lo scrivo mi fa male, altro se godo, come se il mio cuore martellasse sopra un chiodo. Non posso farci niente, ma già pelle mi state sulle palle, quindi non fatemi domande. Forse un giorno tutto cambierà e morirà la speranza che mi ha dato la forza nei giorni più tristi e più bui e che ho avuto bisogno. Io non penso a domani, non faccio più schemi, forse non cambierà e rimango coerente ignorando la gente che vive in questa realtà. Visionando periodi d'angoscia mi accorgo che sto crescendo, toccando il fondo. Quindi se vuoi prendermi ti basta poco, ma ti assicuro non c'è metodo capace di spegnere il mio fuoco. Ho una guerra dentro, in pieno svolgimento. Se chi tace acconsente io griderò per sempre, mentre voi siete prigionieri dietro un muro di silenzio. Capisci il senso? Forse un giorno tutto cambierà e morirà la speranza che mi ha dato la forza nei giorni più tristi e più bui che ho avuto bisogno. Io non penso a domani, non faccio più schemi, forse non cambierà e rimango coerente ignorando la gente che vive in questa realtà. Se li lasciamo, salvo l'isfera, sciagurata realtà. Ricorda, ride bene chi ride per ultimo, prigionieri dietro un muro di silenzio.